Avellino alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza senza passare per i play-out. Bari a digiuno di vittorie e gol da 5 giornate, all'ultima chiamata per i play-off. Novellino senza lo squalificato D'Angelo e gli infortunati Belloni e Gonzalez. Esterni di centrocampo giocano Lasic e Bidaoui, mentre Ardemagni ed Eusepi formano la coppia d'attacco. Lunghissima dall'altra parte la lista degli infortunati, che si ritrova fra le mani Colantuono, praticamente obbligato nelle sue scelte di formazione e con diversi primavera in panchina. Sotto la pioggia arbitra Valerio Marini della sezione di Roma. Bianco-rossi pugliesi intraprendenti in avvio, è registrato il colpo di testa di Salzano che costringe Radunovic alla deviazione in corner. Al 17° arriva il vantaggio. Da rigore il contatto Migliorini-Maniero e dopo il parapiglia che manda al tappeto Romizzi, dal dischetto lo stesso Salzano spiazza il portiere e sblocca il risultato. Poco efficace, la reazione dell'Avellino produce solo una mischia in area avversaria con proteste per un presunto fallo di mano sul quale il direttore di gara decide di non intervenire. Al 42° Bari costretto al cambio per l'infortunio di Sabelli, sostituito da Cassani, e dopo 2 minuti di recupero tutti negli spogliatoi ma con i nervi ancora piuttosto tesi. Decisamente trasformata, la squadra di Novellino comincia la ripresa con ben altro passo e dopo aver mandato in campo Castaldo e Verdi al posto di Eusepi e Laverone, al 65° gli Irpini vanno in gol. Sul colpo di testa di Jim City, Mora stocca il pallone con un braccio e Marini indica ancora una volta il dischetto del rigore. Con freddezza Verdi trasforma, ristabilendo il giusto equilibrio. Intenso, il finale offre un'altra occasione per i padroni di casa, ma il colpo di testa di Ardemagni non sorprende Micai. Sostanzialmente